tecnologico Passo la parola. Produttori di cui non sapevamo il nome. Abbiamo valutato le caratteristiche estetiche, quindi l'omogeneità della presentazione, il colore, la buccia, e poi siamo andati a valutare le caratteristiche più importanti: il gusto, il sapore e il profumo. Allora, le cassette da un punto di vista della presentazione erano pressoché omogenee, però una delle quattro al profumo e al gusto aveva delle caratteristiche decisamente migliori rispetto alle altre. Aveva il profumo caratteristico del clementine, quel profumo che ti rimane sulle mani, che noi di Palagiano conosciamo bene. Aveva la facilità nello sbucciare il prodotto, una buccia poco spessa, una buccia poco rugosa, una colorazione pressoché omogenea, e aveva un gusto e un sapore che ci ha lasciati veramente soddisfatti. Aveva il gusto tipico del clementine, il gusto tipico del frutto di Palagiano, per cui noi abbiamo scelto questa cassetta e adesso apriamo la busta. Allora, la busta è la numero 4. Invito l'assessore provinciale all'agricoltura, dottor Antonio Scalera, ad aprire la busta e annunciare il vincitore. La numero 4, non sappiamo, sono curioso pure io sinceramente. Io non sono bravo a fare lo speaker in questi momenti, anche perché è emozionante questo momento. Poi per me premiare il primo, il vincitore, dopo tutto quello, così come hai espresso tutto il lavoro che ha fatto la giuria, è un momento che mi emoziona molto. Devo fare il nome, si chiama Giuseppe di nome, l'erede di cognome. È un'azienda agricola. Complimenti. E la signora Maria Stella Lirede dedica questo premio al padre, il quale padre ci teneva tantissimo, ha sempre partecipato a queste manifestazioni, soprattutto a tutte le sagre del mandarino. Questa sera, non ho capito, ecco, Francesco Lerede, se può salire, sì. E quindi mi diceva che l'emozione è doppia, anche perché quando è dedicato a un padre che purtroppo non c'è più, vale ancora di più questo premio. Grazie.
questo punto ringrazio il sindaco e tutta l'amministrazione comunale. Lasciatemi però ringraziare in particolar modo Michele Amatulli, l'assessore, che invito a salire sul palco. E l'assessore Salvatore Petrocelli, che ho scoperto essere una risorsa per questa amministrazione. Sinceramente, quando ho avuto bisogno, perché credetemi, non è facile organizzare tanti eventi contemporaneamente, e a questo devo di nuovo ringraziare Donato Donvito e Gianna del Drago. Però ogni volta che c'era un imprevisto, e ce ne sono stati tanti, la spalla sulla quale potevo sicuramente contare era quella dell'assessore Salvatore Petrocelli, che mi ha risolto tanti, tanti e tanti problemi veramente.